Allora, eccomi qua. Oggi mi sono fatta vedere pochissimo, c'ho anche tutto il trucco che praticamente se n'è andato via. Infatti, dopo mi farò una bella doccia. E praticamente sono tornata a casa, ho mangiato perché non mi ero portata il panino, quindi ho mangiato tardi, cioè ho mangiato alle 3 di ritorno a casa. E poi siamo usciti, ma non ve l'ho fatto vedere. E praticamente Rebecca si è ordinata gli occhiali, ha fatto la visita, così ha cambiato gli occhiali. E io invece sono passata in libreria, vi voglio far vedere un libro che ho preso. Perché praticamente ho preso questo libro di Robin Sharma, che era da un bel po' che lo vedevo in giro ed ero curiosa di leggerlo. Uno perché sempre, visto che io comunque avevo letto Miracle Morning e mi era piaciuto tanto e ne ero rimasta talmente tanto colpita che cioè, praticamente mi ha rivoluzionato la vita in un determinato periodo. E visto che adesso sono sempre in un periodo un po' così, non proprio stupendo, allora ho pensato di riapprocciarmi a qualcosa del genere. Vediamo, non lo so com'è. Inizia presto la giornata, dai una svolta alla tua vita. Mi sembra un titolo promettente. Poi c'è Ginger che sale sul tavolo che non lo deve fare. Non lo devi fare, Gingerino. E io praticamente questa notte poi ho dormito anche pochissimo perché tutte le volte, infatti devo dire che questa cosa deve un attimo cambiare, mi deve un attimo calmare. Perché tutte le domeniche sere, cioè sapendo col pensiero che devo andare al lavoro, non dormo. O dormo poco, insomma, non è che proprio non ho dormito. Stasera penso che sarà uguale perché domani ho il dentista e l'ultima volta ho dovuto fare tutta una pulizia un po' più particolare sulle radici, dalle radici, insomma, non so come è il termine tecnico, curettaggio, boh, una cosa del genere. Perché appunto ho sempre avuto questa storia delle gengive gonfie. Ho cambiato il dentista. Questo dentista, diciamo che subito mi ha fatto fare questa cosa quando ho visto che comunque l'altro precedente, ecco, l'altro precedente ci ha messo davvero tanto, cioè nel senso erano tanti anni che stavo in cura da questa dentista. Quindi che c'è? Non credo. Melicchi! Da questa dentista però diciamo che in tutti questi anni, cioè, avevo sempre queste gengive gonfie. Solo all'ultimo mi aveva, cioè si parla di qualche mese fa, forse neanche meno di un anno, mi ha detto di fare questa cosa. Invece questo alla prima botta mi ha detto di fare questa cosa qui perché e avevo le gengive gonfie, mi si erano formate del tipo delle tasche e che quindi devono i denti per fortuna non hanno problemi, però bisogna tenerle sotto controllo e fare la pulizia più spesso perché c'è il rischio se no che anche di magari in futuro perde i denti, quindi diciamo che c'è anche questa cosa qua, mette un po' d'ansia, però insomma per fortuna stiamo trovando insomma una soluzione e quindi c'è un po' di ansietta perché l'altra volta quando ho fatto questa cosa non mi ha dato fastidio in sé per sé l'operazione, diciamo, quello che questa pulizia, ma più che altro l'anestesia perché me l'ha fatta, diciamo, una signora che non era quella, insomma, solita, quella che mi fa la pulizia, perché praticamente l'igienista non può fare l'anestesia. Però ci è andata pesante, cioè, mi ha fatto un sacco di punture, vabbè, quello ci può anche stare. Però ha avuto un po' la mano pesante, secondo me, e a un certo punto mi stavo proprio sentendo male, quindi spero che o che ci sia un altro anestesista o che questa volta, non lo so, sia un po' più delicata, perché l'altra volta veramente è stato orribile. E quindi dovrei finire domani perché inizialmente pensavo solamente fosse questa la zona che non andava, insomma, che abbiamo fatto infatti l'altra volta. Invece dobbiamo fare tipo qua sopra e poi tre denti sotto, non so se di qua o di qua, comunque dobbiamo fare questo qua, insomma. E poi tenere sotto controllo, insomma, spesso, fare l'igiene spesso. Io per fortuna comunque ho visto quando ho fatto la pulizia i denti c'era pochissimo tartaro, infatti ci ho messo pochissimo, quindi vuol dire che comunque sto andando abbastanza bene. E adesso più o meno sembra che sono migliorata, insomma, perché prima non ero così attenta a quanto pare. Adesso mi coccolo un po' il gattino e stasera mi vedo il Grande Fratello sicuramente, anche se non riuscirò a vederlo tutto.
o forse sì, per l'ansia, può essere che non dormo, quindi può essere pure, e mi preparo anche qualcosa. E devo studiare perché poi a breve ho anche l'esame, quindi se non mi metto sotto non so che faccio. Ce n'ho due perché poi ho deciso di farle due insieme, quindi mi devo mettere un po' sotto, quindi faccio queste cose. Eccomi qua, oggi non mi sono fatta vedere per niente perché vabbè, stamattina mi sono svegliata all'ultimo, ho messo la sveglia come al solito e poi l'ho ritardata perché mi sono addormentata tardi, perché mi sono messa a vedere qualcosa in TV, ieri poi c'era il Grande Fratello, ho visto un po' quello, poi ho seguito le live, eccetera, eccetera, poi non mi veniva sonno perché comunque avevo l'ansia, poi sapevo che oggi dovevo fare questa operazione. Cioè, quest'operazione non è niente di che dal dentista, che avevo già fatto la settimana scorsa. Solo che la settimana scorsa ho avuto una sorta di attacco, non so se chiamarlo attacco di panico o attacco d'ansia, quindi avevo l'ansia più che altro dell'anestesia che avrei fatto oggi, perché poi dopo non ho sentito niente, perché con l'anestesia naturalmente. E calcolate che oggi, per fortuna, non lo so se è lei comunque. Per fortuna non c'era la signora dell'altra volta, me l'ha fatta il dentista proprio e gli ho spiegato tutto quello che mi era successo e devo dire che è stato molto più delicato. E poi non me ne ha fatte così tante, mi ha fatto, infatti mi ha detto, perché inizialmente non aveva capito che non era il prodotto, cioè l'anestetico che mi ha dato fastidio, mi ha dato fastidio il modo in cui me l'ha fatto, perché secondo me me l'ha fatto un po' troppo in maniera. E io poi non sono neanche una che si lamenta o cose, infatti la dentista che avevo prima comunque lo diceva sempre che non mi lamentavo mai, stavo le ore pure così tranquillamente. Però qua c'ho avuto questa cosa, quindi gliel'ho detto. Però non aveva capito che non era l'anestetico che mi dava fastidio, perché dice dentro c'è un po' di adrenalina, può dar fastidio, no? Ma che era il modo in cui era stato fatto, quindi mi ha messo meno anestesia. Quando mi ha detto che mi aveva messo mezza fiala invece che l'intera, ho detto: ecco, adesso ho fatto un danno perché gli ho detto così, non ha capito il discorso e adesso sentirò il dolore per via che non c'è l'anestesia. E invece devo dire che è andata bene stavolta. Un po' di fastidio perché naturalmente era abbastanza sveglia la parte, infatti l'altra volta sono rimasta gonfia per un sacco di tempo, mi ha dato pure fastidio tutto quel coso perché ero veramente. Non avevo la sensibilità, ma non lo so, mi ha annullato la faccia, non so come spiegarvi. Invece stavolta ho fatto tre punture contate sulle zone, insomma, dove dovevo andare, e mezza fiala, quindi infatti era abbastanza sveglia la parte. Però nonostante questo non ho sentito stata meglio. Quindi adesso ho fatto tutta questa cosa, devo tenermi sotto controllo, tra 3 mesi ci devo tornare a fare la pulizia. Comunque, andata. Adesso mi voglio solo rilassare, quindi visto che ieri ho interrotto, magari ho visto il Grande Fratello, mi guarderò la parte che non ho visto. E poi questa sera voglio provare, magari dopo vi faccio sapere che ho preso, le mozzarelle di bufala. Praticamente vicino a dove lavoro ho visto c'era un negozietto con le mozzarelle di bufala, da quello che ho capito arrivano proprio da, non so se dalla campagna. Non ho capito. Comunque, ero alla ricerca di, visto che comunque a casa piace un po' a tutti, le mozzarelle di bufala buona, perché comunque al supermercato non ci sono così buone, cioè proprio quelle vere, diciamo. E prima c'era un signore che ce le portava, le andava a prendere papà, lavora più qua, insomma, si è spostato, non lo so. E quindi stavamo alla ricerca. Ho visto questo negozio, me ne hanno anche parlato bene. E tu vabbè, provo. E magari dopo vi dico se sono buone. Allora, ragazzi, questo è il risultato di un trucco super veloce. Volevo mettere anche il rossettino perché ho detto non me lo metto mai. Sto controllando. Però ho tutte le labbra super sfregolate. Infatti adesso voglio anche controllare un pochettino di più quanto bevo. Già lo sto facendo, però bevendo bicchieri non mi ricordo effettivamente quanto ho bevuto, eccetera, eccetera. E niente, quindi cerco di recuperare un po' il pomeriggio. E niente, adesso è proprio ora, sto aspettando Rebecca che scende, così andiamo. Finalmente di ritorno a casa, mi sono già messa la vestaglia perché sento freddo, ho acceso i termosifoni. Comunque volevo far vedere, qua c'è anche il mio micetto, lo faccio vedere, il mio topetto.
il tuo petto, fatti vedere. Tuo petto. Gingerino. Che praticamente mi è arrivata la box, ho ordinato su HelloFresh, quindi per 3 settimane mi pare, perché poi mi sa che l'ho bloccato, lo devo bloccare. Comunque mi arriverà questa box con delle ricette da fare e l'idea l'ho trovata carina anche per sperimentare nuove ricette e cose del genere. E quindi adesso andiamo a aprire il pacco così vi faccio vedere il contenuto. Allora, il pacco si presenta così, venuto pure il gatto perché quando ci sono i pacchi, queste cose, è curiosissimo. Perché pensa che è cibo per lui. E qui ci sono le ricette che ho scelto per questa settimana. Ed ho scelto il burger di allume impanato con cipolle grigliate, che è questo qui. E quindi qua ci sono le varie cose, insomma, il pane per l'hamburger, l'insalata, il pomodoro, gli aioli, patate dolci, panko, insomma. E poi qua ci dovrebbe essere il procedimento, eccolo qua. La seconda ricetta sono i spaghetti con julienne di zucchine e crema di pecorino. E questi gli ingredienti, e qua dietro sempre come si prepara. Questo poi ve lo potete conservare se magari poi vi volete fare successivamente. E la terza ricetta della settimana sono i bocconcini di salmone marinato con carote glassate e riso jasmine. Ricette, e qua abbiamo tutto quanto. Qua dentro, appunto, ci dovrebbero essere gli ingredienti. Adesso vediamo: 50 di sconto. Vabbè, qua tutti gli sconti, 30 euro per te. Allora, vediamo. Qui dentro abbiamo l'insalata. Eccola qua. Il salmone. Vedete, qua c'era il ghiaccio per mantenerlo bello fresco. Il pecorino romano. Il pecorino. L'allume, questo qua per fare il panino. Vediamo qua, altro ghiaccio. C'è il gatto che è interessato al ghiaccio. Poi vediamo, altro ghiaccio che adesso lo mettiamo. In realtà in freezer non so neanche se ce lo posso mettere. E qua che abbiamo, aspettate, c'è qualcos'altro. Ah, il burro, granarolo, il burro, questo qua. Praticamente all'interno è fatta così la sacca e ci mettono appunto e il ghiaccio e tutto quanto. Poi apriamo l'altro, un sacchettino. Questi forse sono, non so se è registrato perché ho visto che a un certo punto si è tipo bloccato. Comunque stavo facendo vedere gli ingredienti. Massimo, adesso vi faccio vedere tutti insieme se per caso non ha registrato. Questo è, non so se lo mette a fuoco, è la paprika in polvere. E poi abbiamo il miele, questo qua è d'acacia. E basta. E abbiamo svuotato tutto. Quindi le cose sono tutte queste qui. Appunto lì c'era la busta. E adesso lo metto tutto in frigo perché poi dobbiamo iniziare a fare le ricette stasera. Allora, eccoci qua con un trucco praticamente quasi svanito, ma è arrivato il momento di preparare la ricetta di stasera, che ho deciso sarà il burger con le patatine. Adesso andiamo alla preparazione, vediamo un pochettino prima di tutto come viene, se viene buono. E comunque c'è tutta la procedura, vedete? Tutta la procedura qua. Adesso proveremo a farlo e boh, chissà se viene buono. E niente, mettiamoci ai fornelli. Ecco qua il nostro panino, secondo me è venuto almeno buono, le patatine un po' moscette sono venute, poi c'è Rebecca che lo sta mangiando, la sua impressione? Buono. Buono? E che non capisci cosa stai mangiando, com'era? E Sì. niente, buon appetito! E qua c'è anche il gingerino.
Thank you.